Eccoci qui, seconda parte con Interbank, il nostro studio si è popolato di facce giovani, meno male, qualcuno così potrà essere contento, il commentatore spesso ci hanno accusato di avere sempre facce un po' su con gli anni. E allora, il tema di oggi era importante, era soprattutto voler coinvolgere i giovani in questo nostro grande progetto d'ampio respiro, quello di avere in un futuro non troppo lontano giovani protagonisti della vita amministrativa, e invito anche i tanti giovani che sono in ascolto a colloquiare con noi, perché crediamo di creare qualcosa che possa servire davvero per migliorare la vita di qualsiasi città, a cominciare anche da Corigliano. E in studio, quasi per avere un termine di paragone, abbiamo chi è precario, chi ha un contratto a progetto, chi è disoccupato e chi si interessa delle politiche giovanili. Credo di aver individuato un po' i vari. Allora, dalla mia sinistra c'è Sonia, che forse è quella che sta peggio di tutti, possiamo dirlo apertamente, perché nonostante abbia speso del tempo e credo anche importante della sua vita studiando, è disoccupata. Bene. Invece Tiziana alle mie spalle è la classica precaria, è una figura che ormai sta riempendo le pagine dei nostri giornali ed è una figura quasi istituzionale, possiamo dire. Sì. Poi, dall'altra parte, abbiamo Annalisa, che è la più fortunata, se possiamo dire così, perché ha un contratto a progetto, e poi Paolo, che si occupa un po' dei giovani. Allora, il commentatore ha voluto creare questo presupposto, questo incontro, per conoscere le storie e soprattutto poi per cercare insieme delle soluzioni. Allora, proprio in brevissime battute, sentiamo un po' le loro storie. Iniziamo da Sonia, che è disoccupata. Mai trovato lavoro oppure qualche cosa di ripiego, Sonia? Sì, nella mia vita, nella mia, diciamo, giovanissima vita, sono passata da un lavoro all'altro e ho sempre cercato di inventarmi delle situazioni lavorative. Anche in questo momento sto cercando, comunque sia su internet, di creare qualcosa per poter avere un lavoro un domani. Forse come attore rubo una parola, come sai quante promesse avrei avuto? Diverse volte, non ti preoccupare, che comunque la possibilità c'è, sei laureata, abbiamo bisogno di giovani, dobbiamo dare spazio ai giovani, e questo accade soprattutto specialmente in fase di elezione, principalmente in campagna elettorale, tutte promesse. Sì. Poi promesse, esatto, che poi magari mai mantenute. Ancora peggio, non si vince, allora va bene, siamo tutti allo sbaraglio di nuovo e perdiamo, diciamo, il capo che cercavamo all'inizio. Allora, da questo punto di vista, per quel poco che ho fatto, sono stata abbastanza fortunata, perché comunque avevano sempre laureati in lingue, quindi avevano sempre a che fare con traduzioni, interpretariato. L'unica novità magari l'ho avuta nel campo del marketing aziendale e del campo immobiliare, dove comunque ho applicato la conoscenza linguistica cercando contatti con l'estero e favorendo un pochino questi scambi, cercando di piazzare proprietà in Italia all'estero e insomma cose del genere. Comunque sia. Bene, però purtroppo la situazione. Da Sonia invece passiamo a Tiziana, che invece è la classica precaria. Da quanto tempo sei precaria? Ma io sono precaria da quando mi sono laureata, nel senso che comunque ho lavorato per un po' di tempo, sempre con contratti a progetto, poi ho lavorato per un ente pubblico privato per 2 anni, poi invece sono stata mandata comunque a casa perché il progetto era terminato. E quindi tra un corso di formazione e l'altro, sempre assunta come docente a contratto, sono comunque adesso a casa e quindi diciamo che poi il lavoro per il mio titolo di studio, che è una laurea in lingue, si riduce a fare un lavoro in nero, sì, il lavoro a casa e quindi che comunque è riduttivo, è sempre orientato per periodi brevi. Anche perché Tiziana ha una montagna di promesse, immagino. Anche, l'ultima nelle ultime amministrazioni, insomma tutti che si facevano strada per chi prometteva una cosa migliore, ma alla fine non so, insomma, come mai così con titolo di studio sei ancora disoccupato? Ecco, tutti si chiedono, però nessuno insomma si fa avanti per dare una mano, ma per darti un merito per quello che meriti, perché poi alla fine ognuno ha studiato per far qualcosa nella vita e per qualificarsi in qualcosa. Bravissimo. Ma se non inizi da qualcosa, cioè non hai nemmeno il tempo di renderti professionale e di acquisire la qualità giusta per metterti nel campo del lavoro. Certo. Io ho 33 anni e già non nego che mi sento a disagio nel mondo del lavoro, perché mi sento non vecchia, però un po' fuori nell'età. Sì, perché poi uno pensa. Dicevo, infatti prima con loro stavamo conversando, parlando anche di questo. Molti bandi sono destinati a personale di sotto dei 35 anni e quindi insomma
e si crea una bella situazione d'ansia. Difficile. Se mi permette. Passiamo a... Sì, ora sentiamo Annalisa, prima un giro così. Allora, Annalisa, allora, tu sei un po' più fortunata. Certo, tra virgolette mi sento più fortunata perché ho un lavoro come farmacista, ho un contratto a tempo indeterminato, però ciò non toglie che in ogni caso... C'è il rischio, ecco, di... Cioè tu lavori in una farmacia, però hai stare a tempo determinato. Certo, potrei comunque, perché ancora si ha l'idea di avere questo contratto a tempo indeterminato e di essere più tutelati, ma effettivamente non è così. Io voglio dire una cosa, prima di lavorare qui nella mia zona, appena laureata sono andata a Roma, perché ovviamente qui dovevo offrire, ecco, la mia opera... gratis o comunque si deve, sento molti colleghi che purtroppo devono accettare delle condizioni che vanno a sminuire quella che certo. È la qualità della professione, però allo stato attuale di cose non si può scegliere, ecco. Quindi tu sei costretta in poche parole a cambiare farmacie? Certo, sì, però non è facile perché come tutti i campi siamo in tanti. E... non si ha poi le possibilità per mettere su una propria attività, certo, ecco. Anche perché sono a circuito chiuso, cioè, pure. Non è a dire che ecco, c'è tanto spazio sì. per una giovane professionista laureata magari aprire attività, specialmente nel campo farmaceutico, poi sì. Che cosa fanno? Quello che dicevamo prima, si tramandano la professione sì, da padre in figlio. Quindi una ragazza o un ragazzo che prende farmacia purtroppo deve andare a lavorare, e questo dico grazie ai nostri politici che non hanno mai... Prego, con la nuova legge Bersani si è dato, diciamo, la possibilità a nuovi giovani come me di poter aprire queste famose parafarmacie. Sì. Purtroppo sono soltanto, diciamo così... Palliativi, perché soltanto chi è dentro vede le difficoltà, ecco, si vuole aiutare i giovani, ma in che modo si aiutano i giovani? Perché il resoconto ce l'ha sempre lo Stato alla fine, quindi è vero, commercio sa benissimo che cosa vuol certo, dire questo, perché purtroppo non si è tutelati da questo punto di vista. Oggi hai ragione, dottoressa, che l'attività commerciale è la più penalizzata a livello statale, anche perché... gli imprenditori, perché ecco, l'attività commerciale è un'imprenditoria, sono quelle categorie che sono più tartassate a livello di tasse. È vero. Loro fanno di tutto non per aiutare i giovani. Per aiutarti a chiudere. Bravissima. E per aumentare il tasso di disoccupazione. Bravissima, perché questo è quello che fanno. Io ho visto che c'è stata la legge anche per quanto riguarda l'aiuto ai giovani per aprire un'attività che davano 50.000 euro. E a fondo perduto. A fondo perduto. Ma con 50.000 euro un giovane che cosa ci fa? Non penso non, farmacia non, nemmeno, nemmeno forse il vitto di un locale. E poi ecco, è logico che... Bisogna vedere pure cosa ci sta dietro, però questi soldi che si danno, bisogna vedere anche questo. Allora, ecco, dico, grazie c'è subito ai nostri politici, una domanda per analizzare. Grazie ai nostri dice, politici. Perché non si aprono le farmacie comunali, come sono al nord? Allora, qui ancora non è possibile. Ah. In Calabria, da noi, non è possibile aprirsi le farmacie comunali. Ah, bene. Possibile. Non lo sapevo questo fatto. Cioè, c'è una, dalla legislazione. Non lo prevede, perché giustamente se no non saremmo calabresi. Ma è normale. Giustamente non saremmo calabresi perché siamo il paladino di coda di tutta l'Italia. Perché questo grazie ai nostri sono tantissimi. Al nord sì. Ci sono tantissime farmacie comunali. Sì. Grazie sì, ai nostri Romagna. Politici calabresi, sì. Che loro si fanno eleggere per andare alla Camera, per andare al Senato, per andare soltanto a riscaldare la poltrona, se ci vanno pure, ma che fanno, e noi ne abbiamo anche... E noi ne paghiamo le conseguenze. Anche perché nella piana di Sibari abbiamo di questi soggetti che vanno al Senato... Voglio dire una cosa... Tante persone come me sono comunque qualificate, perché io lavoro in questo ambiente, adesso non voglio essere polemica, lavoro in questo ambiente, quindi c'è la differenza tra il farmacista titolare e il farmacista dipendente. Voglio dire, c'è uno scalino abbastanza lui è un po' il padrone. Sì, in questo senso. Però bisogna vedere anche la qualità
delle persone. Della collaboratrice. Sì, certo, diciamo. Certo, non bisogna classificare una persona soltanto o sminuirla solo perché è un dipendente, bisogna vedere questo settore come un'azienda. E mi dice un altro amico che a Reggio Emilia sono quasi tutte comunali, le farmacie, a Reggio Emilia. Sì. Sì, l'abbiamo detto, solo in Calabria non ci sono farmacie. A Parma ce ne sono tante diverse. Onestamente, ma infatti si cerca di, con le parafarmacie si era dato diciamo un input. E adesso si cerca addirittura di farle chiudere quelle che ci sono, quindi perché si vuole sempre. Sì. No, allora, ma quello che come facciamo una cosa, sentiamo prima. Le telefonate brevemente, poi il datore di lavoro, il dipendente. Invece non è così. Il dipendente è un collaboratore del datore di lavoro, ma loro, ecco, io sono pure un datore di lavoro, io non ho mai chiamato un mio dipendente dipendente, io l'ho chiamato sempre collaboratore. Invece purtroppo, ecco, c'è ancora che fare il padrone del poi sentiamo a Paolo che quanto riguarda proprio la crisi precaria, perché poi il commentatore vi suggerirà un'idea sua che ha per un certo quello modo che abbiamo sempre come letto. Combattere. Allora, Paolo, qual è la situazione qui, visto che abbiamo tre casi differenti? Innanzitutto, buon pomeriggio a tutti i telespettatori, complimenti per la trasmissione e per la possibilità. Volevo ringraziare personalmente a nome anche del Movimento Culturale dei Popolari, sia il commentatore Versente sia il direttore, per questa possibilità che voi date sia a noi ma a tanti giovani che, noi prima parlavamo infatti che la trasmissione comunque è aperta ed è, non è cosa da poco. Perché e tutti quanti gli amici che ci seguono, in particolar modo so che anche dall'estero ci stanno seguendo online, dal Paraguay, direttore di Agora Magazine, dalla comunità tedesca e tutti quanti i siti online. È veramente piacere. Perché oramai dobbiamo guardare appunto in questa visione localizzata, che a noi ci piace tanto richiamare, globale e locale. Questo trend union che deve servire sempre di più come faro per guardare le cose, mentre ancora qui purtroppo, e questo è anche un esempio dello spaccato sì italiano e calabrese in genere, ancora purtroppo abbiamo questa visione minimalistica e localistica, quindi ancora delle contrade, ancora si guarda alle province, si guarda, non ti posso fare questo piacere perché tu hai votato quell'amico pure dello stesso partito, cioè ancora siamo a questi livelli. Purtroppo se non cambiamo veramente mentalità, allora non andremo mai avanti. Ritengo soprattutto, cioè voglio precisare, che io pure età anagraficamente ho 34 anni, compiuti per lo scorso maggio. Da quelle loro oppure? Sì, ho una situazione diversa perché comunque sono un giovane imprenditore, sono agente di assicurazione, mi sono rimboccato le maniche, diciamo che ho avuto più fortuna rispetto a loro. Però sicuramente vivo le problematiche del quotidiano con la gente, stando tra la gente, nel popolo, cosa che secondo me ora i politici, sia locali che nazionali, hanno perso, perché sono troppo forse arroccati in quelle problematiche di palazzo. Nonostante si fanno la bella passerella o la passeggiata tra la gente e si sentono populisti o del popolo, ma hanno perso la vera problematica a parlare con la massaia che fa la spesa, con il precario veramente, un lavoratore a nero che viene, non ti può pagare mai l'assicurazione o non ti può, il commentatore lo sa bene, noi siamo in questa stretta delle tasse, e è vero che i conti pubblici, come dice, ci sarà la manovra, come sapete, che deve essere finanziata, tasse, annunciano come ogni anno i tagli a sprechi dalla politica e quant'altro. Ma alla fine vediamo sempre le pensioni d'oro. Il panorama di questa settimana annuncia c'è oltre 10 milioni di euro all'anno vadano proprio per queste pensioni. Come sapete c'è la famosa legge dei 2 anni, 6 mesi e 1 giorno, no? Legge D'Alema, qualcuno dice praticamente che basta che uno abbia fatto 2 anni, 6 mesi e 1 giorno, già ha diritto alla pensione per tutta la vita. A vita. 36 questo, mesi. 36 mesi. 36 mesi è già uno. Oppure una legislazione. Pensionata da babbo pure. Oppure una legislazione per quanto riguarda il consiglio regionale. Un comune mortale. O un commerciante. 36 anni. O un commerciante. 36 mesi. Un commerciante, un imprenditore, un lavoratore deve lavorare 36 anni
per andare in pensione con quando? Con 4, 5, 600 euro al mese. Loro vanno in pensione con 10, 15, 20 mila euro al mese. Una cosa assurda. Assurda. 36 mesi contro 36 anni. Quando ti va bene. Una pensione, dico da 10 mila euro, una pensione da 1000 euro. Quando va bene. Perciò dico, sono cose assurde. Che ecco, in Italia non dovrebbero succedere. Io volevo dire, volevo ribadire il principio quindi del giovane, perché tutti quanti, io in occasione di un convegno che ho avuto la fortuna di partecipare nel 2007, presso il Comitè delle Regioni, quindi a Bruxelles, dove c'eravamo 100 giovani rappresentanti di 22 paesi europei, ero tra quei 22, cioè ero praticamente tra i 10 italiani, che erano frutto di varie associazioni di ispirazione cattolica, per lo più mandati lì, proprio a discutere su problematiche relative al mondo del lavoro e del disagio giovanile. E in occasione il presidente dell'allora Commissione degli Affari Sociali, Vladimir Spidla, disse tutti parlano di giovani forché i giovani, perché tutti quanti parlano di giovani oggi come oggi forché i giovani, perché non viene dato appunto questo spazio ai giovani. Poi su questo dei giovani vorrei fare un'altra precisazione, perché è importante, non è importante la vera età anagrafica, cioè che fa dello status quo di giovane, ma bisogna essere giovani di idee dentro, di idee e di contenuti, bravo. Anche se può sembrare demagogia, ma io purtroppo mi scontro spesso con dei ragazzi pure di 22 anni, 25, miei coetanei, che alla fine sono giovani anagraficamente, ma la pensano in maniera arcaica, altro che la prima Repubblica, perché ancora vanno dietro quel sistema che oramai ha portato solamente fallimenti. Questo è quello che dovete proprio cancellare, proprio dovete cancellarlo questo modo di pensare, specialmente a livello politico. Ne abbiamo parlato prima, ne parleremo anche con gli amici che ci stanno ascoltando, perché ecco, la politica deve cambiare, dovete cambiarla voi. La mentalità perché, ecco, atavica dei giovani, come diceva Paolo, è arroccata, perché i giovani sono i primi che vanno dietro a quel modo di pensare fatto di favoritismi, di raccomandazioni e di situazioni in cui che non è poi vero, chi che merita non è, vero. È penalizzato a scapito del figlio di. No, volevo solamente invitarvi, visto che abbiamo oggi dei giovani, di a parlare, a parlare di giovani, perché oggi noi vorremmo sentire altre testimonianze di giovani, proprio per cercare di creare. A questo punto ecco, voglio precisare che questi quattro meravigliosi giovani che sono qua dentro oggi non sono di Cordiano. Non sono di Rossano, allora loro sono di Trebisacce e Amendolara, invece lui è di Montalto, la dottoressa è di Castro Libero, perciò dico non sono di Cordiano. Però invito i giovani di Cordiano a partecipare come partecipano questi ragazzi, anche perché, lo dicevo prima in studio, siete voi che dovete andare avanti, cari giovani. Siete voi che dovete cambiare il modo di fare politica, siete voi che siete la forza vincente, siete la linfa, siete voi che dovete prendervi il territorio e toglierlo a questi cialtroni della politica, perché onestamente questi signori, i giovani non li hanno mai fatti andare avanti e non vi faranno mai andare avanti, care dottoresse, perché loro la politica la fanno solo ed esclusivamente per interessi personali, per interessi familiari. L'ho detto all'inizio della trasmissione che ci sono stati dei politici a Corigliano che da destra saltano a sinistra, da sinistra un po' ovunque. Perché cosa? Per un posto di un figlio. Pur di esserci, bravi. Perciò dico, vi prego, cercate tutti i giovani d'Italia, ma specialmente i giovani della Calabria, perché la Calabria è la regione più martoriata e massacrata che esista al mondo. L'ex sindaco, meno male che non c'è più, dopo che ci ha buttato tanto di quel panco a noi corglianese, che nemmeno ve lo immaginate, perché l'amministrazione, la giunta è stata sciolta per infiltrazione mafiosa. Ma scioglieranno anche, perché onestamente, se il sindaco di Corigliano ha preso i voti di scambio, i voti dai mafiosi, li ha preso anche Caputo, li ha preso anche Scopelliti, li ha preso anche Giamaterra, li hanno, perché tutti loro sono venuti a prendere i voti e glieli ha fatto prendere, glieli ha fatto avere
Io credo che veramente c'è bisogno di un vero ricambio generazionale, sì, anche di mentalità, ma non come succedeva nella Prima Repubblica, cioè, o meglio come è successo, che chi siedeva in terza o quarta fila nella Prima Repubblica è passato alla prima ora, ma veramente questo salto di qualità, perché io pure sono stato pure piccolo amministratore, cioè giovane amministratore locale nella mia città, a Montalto, però vedo che oramai le persone siamo arrivati, cioè quella che ordinaria amministrazione deve passare come un piacere. Come un piacere, bravissimo. Cioè, la sabbia davanti alla porta, il cassonetto, in zone disagiate di campagna, dell'illuminazione, oramai questi qua, i politici nostri locali, già che sistemano il cassonetto o l'illuminazione, però la luce, il famoso parlo della luce, hanno fatto il piacere che si assicurano i voti di tutte quante quella famiglia. Siamo veramente alla frutta, come diceva qualcuno. Bravissimo. Veramente, se noi non vogliamo altro, che ancora pensiamo a queste cose, la Calabria non si risolverà mai da questa base. Perciò ora, dovete essere voi giovani che dovete farla cambiare, allora, perché loro... Proprio, ecco, loro sono professionisti. Loro sono professionisti della politica. Loro vanno a scuola di politica. Loro hanno fatto della politica un mestiere. Un mestiere così redditizio che, come i farmacisti, come i notai, se lo tramandano da padre in figlio. La politica è diventata la stessa cosa. Perciò, ecco, dovete rompere questi schemi. Dovete proprio, ecco, dire a questa gente: basta, andatevene via, perché ci avete rovinati a tutti. Perché non è possibile che, giustamente, come dice il dottore, mettere un po' di sabbia, certo, o mettere un po' di catrame in una buca, o mettere un palo della luce. Che ordinaria amministrazione. Ordinaria amministrazione, certo, me lo vuoi passare come un favore. Perché il politico adesso, certo, fa il ruolo del privilegio, e quindi non si assume la responsabilità di fare un lavoro. Cioè, essere politico, entrare in un'amministrazione, vuol dire anche lavorare in funzione dei problemi del cittadino. Se ogni servizio, volta che... Allora io, ecco, vi invito che vi diventa faccio... Diventa solo un ruolo di privilegio. Bravissima. Si partecipa solo a banchetti, a convegni, trasferte, eccetera, eccetera. Bravo. E quante trasferte, quanti banchetti, quante mangiatelle. Ma ne sappiamo anche noi. Indoccabili sotto tutti i punti di vista. Che fanno riunioni, parlano, e poi magari il giovane che vuole intervenire si vede puntate e dire: tu non sei stato invitato, quindi non puoi parlare. Anche. Quindi non si possono... Scusa. Io vi invito, ecco, ad entrare in politica. Ma la politica che vi invito a fare, la politica pulita, la politica seria, la politica onesta, la politica di tutti, ecco, non la politica personale, come fanno questi signori. Quindi, visto che siete giovani, questo è il modello di politica che secondo me dovete adottare. La politica, ecco, il politico deve fare politica per dare un servizio, non per avere benefici. Questo è quello che deve fare il politico. Ed io invito a voi giovani di non prendere esempio da loro, perché, ecco, gli esempi che ci hanno dato loro sono esempi veramente da non guardare proprio. Quindi la politica, il politico deve essere a servizio del popolo, della gente. Sentiamo la gente. Come... A me volevo fare un attimo, volevo piacere, sì, richiamare una frase che diceva Paolo VI: la politica come alta espressione della carità. Bravissimo. La carità vissuta non come vizio, ma proprio a servizio del cittadino. Perfetto. E dell'utente. È un po' invece adesso siamo diventati tutti consumatori, purtroppo. C'è una lo legge perché è un po' provocatore. Comunque io ci credo a questo che dice l'amico Beppe. Dice: noi abbiamo giovani qui, li abbiamo ben volentieri, mi auguro che possano essere anche promotori di iniziative anche a Corigliano, però mi dice: perché i giovani di Corigliano non si fanno sentire? Piano piano. Io mi auguro, Beppe, l'importante è partire, caro Peppe, l'importante è partire. Ecco, questa è la dimostrazione che questi ragazzi vengono da fuori per dare il loro contributo, perché sono ragazzi che vogliono ribellarsi a questo stato di cose, e dovete farlo voi tutti i giovani, non soltanto i giovani di Corigliano, di Rossano, tutti i giovani di tutta la Calabria principalmente, perché gli altri giovani
del centro-nord, quelli si ribellano, quelli il lavoro ce l'hanno, perché i politici Camillo, le hanno create le condizioni per poter lavorare. C'è un signore che vuole intervenire, e penso che sia che lo conoscete bene, il professor Corrado Tocci. Ah, come no? Però dice che trova il telefono occupato. Se può anche via, vediamo se liberiamo il telefono, Camillo, perché non riesce a telefonarci. Così poi sentiamo anche una voce autorevole. Ecco, grazie Camillo, sentiamo anche una voce autorevole. Bene, e invece poi ci sono dei complimenti che vengono fatti, per esempio, credo che sia la sinistra, ci dico, sì, è la nostra sinistra, dice che la dottoressa potrebbe benissimo fare il TG nella nostra televisione. Okay. Quindi ne approfittiamo, abbiamo trovato, bene, grazie. E poi invece, ecco, è occupato, vabbè, vediamo se, ecco, se è libero il telefono. Invece, commendatore, c'è anche un numero, Camillo, se, no, se puoi chiamare a questo numero, è un numero di Roma. Ci sono pure gli altri. Se riesce a chiamare, perfetto, perfetto, così sentiamo anche una voce. Dunque, quello che volevo dire è che abbiamo parlato un po' del precariato, perché ora voglio sapere, ancora, ma voi giovani, ecco bravo, voi, la telefonata, dobbiamo parlare del precariato, perché il commendatore ha una buona idea. No, ma l'abbiamo sempre detto. Sentiamo una telefonata, pronto? Sono Corrado Tocci, buonasera. Buonasera, buonasera, dottore. La ringraziamo della sua contributo. Buonasera. Io sto seguendo da Roma la vostra trasmissione, sì, grazie, grazie, onoratissimo dottore. Sì. Ecco, io ringrazio Paolo, che si è, Paolo Trotta, che si è fatto promotore di questa iniziativa di concerto con la vostra TV locale, sì, dove in questo momento storico le TV locali per la glocalizzazione, quindi per lo sviluppo locale, secondo me debbono avere un grandissimo ruolo e lo possano avere. Bravo. Tutt'è che riusciamo a centrare le tematiche di interesse. Io debbo fare un piccolo appunto al dibattito che ho sentito adesso, ma un appunto fraterno, certo. Propositivo, nessun senso di critica. L'appunto è che noi dovremmo uscire dal sistema che abbiamo oggi della politica, perché quello che stiamo dicendo, dottore, bravo, non esiste più. Questa è una oligarchia che cerca a tramandarsi il potere, che è basato sugli interessi e non sul senso comune, sul bene comune. E di conseguenza, se vogliamo difendere le nuove generazioni, noi dobbiamo a tutti i costi fare in modo che queste generazioni si organizzino sul territorio, valutando le risorse che hanno sia sul piano umano che sul piano economico, che hanno mandato avanti le generazioni precedenti, che hanno costruito le generazioni precedenti. Perché noi stiamo, come Italia, tutt'è che vogliamo nasconderci, stiamo sulla stessa direttiva della Grecia. Noi attualmente, da una statistica che hanno pubblicato oggi... Chiedo scusa, adesso stiamo arrivando sulla scia della Thailandia, che è ancora molto, ma molto peggio. Prego, prego. E di conseguenza noi a questo punto non possiamo pensare con questo sistema che i nostri giovani possano competere in un sistema globalizzato. Ma soprattutto non possiamo pensare di poter contare sulla politica, perché con il prossimo taglio che ci sarà e tutte queste persone, come dicevate giustamente, che hanno scelto di fare la professione, per professione la politica, come il notaio, il medico, altre cose, nel momento in cui vedranno che i loro appannaggi saranno tagliati, ci sarà un fuggi-fuggi, perché i capitoli di bilancio saranno per memoria e non più da gestire tra amici, come avviene fino ad oggi. Però i problemi dei giovani non li avremo. Noi come popolari glocalizzati abbiamo, di concerto all'interno del nostro mondo cattolico, come esperienza generale di microimpresa, organizzato un sistema di sussidiarietà orizzontale, dove possiamo portare avanti una visione di Stato sociale, ma con meccanismi che si avvicinano più alle società dell'Ottocento che alle società del XXI secolo, in modo tale che tentiamo di dare delle risposte minime alla gente sul territorio, che sono la sanità, il lavoro, il microcredito, no? Tutti questi aspetti, perché il sistema politico non è più in grado di far fronte a questo. Voi immaginate il grande dramma che vivono grandi percentuali di persone, perché sono entrate in griffe, perché non hanno pagato una rata da 20 euro di una cosa del genere. Quindi abbiamo parlato l'altra volta che un signore che non ha pagato
una rata della spazzatura, mi sembra 68 euro. Sono andato a casa, dovevano andare a casa per sequestrare i mobili per 68 euro. Prego, dottore. Prego, dottore. Domani noi pubblicheremo sempre sul sito dei Popolari un altro editoriale dove do un segnale alla Lega. Dico, io ho i capelli bianchi come il signore lì, che è responsabile della, della TV, ho visto. Ecco. La Lega, essendo un partito giovane, non sa che c'era un patto non scritto dopo all'inizio della nascita della Repubblica Italiana tra i grandi uomini politici delle varie correnti culturali e ideologiche, che garantiva che il Nord faceva la produzione e il Sud prendeva il pubblico impiego e l'assistenza su certe cose. E siamo andati avanti così fino al 70, quando il giocattolo si è rotto, quando lo Stato ha cominciato a chiedere le tasse ai commercianti, agli artigiani, a tutto questo, e così con la riforma dell'IVA, tanto per dare un momento storico d'inizio. Ma non pensi, il Nord e la Lega non deve pensare che lei si arrocca nella sua ricchezza e il Sud continua ad essere mercato, perché con la globalizzazione dobbiamo organizzare che la produzione ritorni nelle mani del Sud per quello che riguarda i propri interessi e la propria cultura, e il Sud non sia più un deposito di commercianti, ma deve ritornare un sistema di produzione, perché quella ricchezza deve rimanere nel circuito locale, non può continuare ad essere trasferita sul piano finanziario in altri posti come situazione. Certo. Cioè, sono queste le battaglie, e noi come Popolari siamo a disposizione per approfondire tematiche, valutare trasmissioni di questa natura, perché noi dobbiamo dare indicazioni al Sud senza lamentarci alle nuove generazioni dicendo delle strade percorribili, anche se sono strade di montagna, quindi con difficoltà erte. Io mi scuso del lungo intervento che ho fatto, ma pensavo per dire che non siete soli, siamo piccoli, siamo così, ma siamo presenti a livello nazionale in tutti i contesti e cerchiamo di portare avanti una visione di una società post-globalizzazione, dove l'identità locale deve diventare valore, deve diventare risorsa, non può essere solo un mercato da occupare. Vi ringrazio. Bene, grazie a lei, grazie, buona serata, grazie, buone grazie. Cose, grazie del contributo. Ecco, anche per questo vorrei allacciarmi all'intervento dell'onorevole Zavettiere. Ecco, vedi, ci sono anche politici, perché questo signore, da quello che ho capito, è un politico, segretario del movimento, sì. Ben vengono, ecco, questi signori che apportano il loro contributo. Non è incarica elettiva, non è una incarica, giustamente, non è una carica elettiva. Perfetto. Comunque, ecco, noi per ribadire poco il precariato, ecco, lo potremmo combattere, cari ragazzi, proprio andando a sfruttare quelle potenzialità del territorio, come diceva il dottore prima, anche perché noi siamo in un territorio produttivo ed io da imprenditore posso dire tranquillamente che i paesi ricchi sono i paesi che producono. Sì. E onestamente dico, non c'è una regione più produttiva della Calabria. La Calabria è una regione che può produrre di tutto. Poi noi, ecco, diciamo, in tutta la Calabria abbiamo un prodotto meraviglioso che, se l'avesse quel signore, per non dire diversamente, di Bossi, ce lo farebbe pagare a peso d'oro, un clementino, per fare esempio. Ecco, cioè, un raggio di sole che abbiamo noi ce lo farebbe pagare, sì. Il mare che abbiamo noi, ecco, anche per il vostro lavoro, di costa, bravissimo, anche per il vostro lavoro, ecco, perché non sfruttare le potenzialità che abbiamo noi per quanto riguarda il turismo? Sì. Ecco, il turismo, che è una cosa meravigliosa. L'agricoltura e il turismo sono le nostre. Perché non sfruttare l'agricoltura? L'agricoltore, dovete pensare che noi importiamo roba da tutto il mondo, quando la possiamo produrre noi. Importiamo pomodori dalla Cina, importiamo cose assurde, importiamo olio,
con tanto olio che abbiamo noi, dalla Grecia, dalla Spagna, da tutte le parti. Ecco, perché non sfruttare questo mare meraviglioso che abbiamo? La pesca. Ecco, queste sono le cose che dobbiamo, che dovremmo sfruttare. Ma il guaio qual è? Che proprio questi signori che ci governano, ma non dobbiamo farci più governare da questi, non vogliono che il nostro territorio emerge. Non lo vogliono, se no noi potremmo sfruttare il turismo principalmente. Potremmo sfruttare l'agricoltura, che è una cosa meravigliosa. Potremmo sfruttare la pesca. Abbiamo tante, ma tante di quelle risorse, e ripeto quello che ho detto prima, i paesi ricchi sono i paesi che producono. E questi, gli scambi internazionali. Gli scambi internazionali, ma noi, ecco, ma proprio qui, abbiamo un porto che forse è il secondo porto d'Europa, non lo sa nessuno, ma non tanto come grandezza, come fondale. Dovete pensare che in questo porto potrebbero attaccare navi da crociera, devono attaccare da crociera, ma nave che diciamo oggi vanno ad attaccare, che dico a Genova, vanno ad attaccare alla Spezia, ma le navi che vanno ad attaccare in questi porti sono un quinto di quelle navi che potrebbero attaccare a questo porto. Quindi anche il trasporto del gasolio, anche il trasporto del greggio verrebbe a costare come trasporto un quinto in meno. Infatti. Perché potrebbero attaccare petroliere che in altri porti non possono attaccare. Ecco perché dico, queste, le nostre potenzialità, non ce le faranno mai emergere, perché loro non vogliono che la Calabria emerga. Questo è quello che voglio. Sì. Poi non parliamo di Bossi, non parliamo del nostro governatore della Calabria, non parliamo dei nostri politici, l'ho detto prima, lo ripeto all'infinito, che vanno alla Camera, al Senato, sì e no se ci vanno, solo per riscaldare la sedia, ma che abbiano fatto qualche cosa per la Calabria, che abbiano portato qualche cosa in Calabria, non è mai successo. Tanto è vero che io posso dire, e sfido chiunque, sfido tutti i politici di tutto il territorio a venire a dire che cosa loro hanno fatto, che cosa hanno costruito da 30 anni a questa parte. Posso solo dire a questi signori che loro hanno distrutto quello che noi avevamo, ma che hanno costruito zero. Perciò dico, noi dietro a questa gente non dobbiamo più andare. Voi giovani, lo ripeto forse all'infinito, voi giovani, questa gente la dovete sbattere fuori. Quando... Penso che parlano i risultati ormai. Bravissima. Sentiamo la telefonata. Poi andiamo avanti. Pronto? Pronto? Salve. Sì, prego. Buongiorno signora Rassente, commentatore. Prego. E io voglio dare un benvenuto a questa gente che sono adesso in trasmissione, perché hanno avuto la faccia di venire in trasmissione. Oh, bravo. Perché la faccia non ha avuto nessuno di venire in trasmissione. Io ringrazio questi signore qui, questi giovani. Bravo. Che hanno avuto il coraggio di venire in trasmissione. Bravissimo. Perché si sentono di essere persone. Bravo. Non numeri, persone. Bravo. Perché altri hanno fatto i numeri, non hanno fatto le persone. Bravo. Comunque io li ringrazio, queste persone qui. Certo. Non le conosco come nome, come cosa, non le conosco, e li ringrazio comunque. Io voglio dire una cosa, ma noi diciamo sempre che aiutiamo giovani, aiutiamo cose, aiutiamo rossi. Però c'è una cosa, se un giovane vuole mettere un'attività e deve spendere 1.500-1.600 euro per fare una licenza, un'attività, e io ho mio figlio a casa già da 3 anni che mi sto lottando, che non può trovare casa e cose per queste straniere, e ci vogliono 1.500-1.600 euro per avere una licenza, un'attività e cose rosse, ma che aiuto ci diamo ai giovani? Perfetto. Non ci diamo niente, non ci diamo niente. Allora l'aiuto che ci diamo ai giovani è: lavora l'attività, apre l'attività, perché il padre, che sono io, sono capace a dare 1.000 euro, 1.000-2.000 euro per aprire il negozio, però più non ce l'ho. Però perfetto, se ci vogliono 5-6.000 euro per aprire un'attività, io non ce l'ho.
Io mi conviene più a comprare latte per la figlia, mangiare per lui, mangiare per la moglie. Allora a me mi conviene di più, però a togliere 2.000, 3.000 euro per un'attività, a me non mi conviene. Allora che aiuti ci diamo ai giochi? Non ci diamo niente. Capite, signora Presidente, e questi giovani che mi stanno ascoltando almeno mi capiscono. Non, io sì, sono fatto sì, fatto sì, abbiamo capito benissimo. Io sono fattuto, che non ce la faccio più. Allora, invece di per esempio il sindaco, la sindaca va bene che non c'è più, che ci respira un po' d'aria meglio adesso. E io volevo sapere se i come si chiamano lì, quelli che sono entrati adesso, i commissari, sono sì. inattivi già. Sì, sono già attivi. Sì, sì, sono inattivi. Sì, e sì, allora, sì. invece di mandare la corda, di mandare la busta dei spacciatori, di pagare quelle. Boh, io volevo dire una cosa a queste, diciamo che sono entrata adesso, di essere conseguente di quello che succede per i giovani, perché la gente non ce la fa più. Io per esempio se mi arriva la bolletta della spazzatura non ce la faccio, non la posso pagare perché sto aiutando mio figlio, non ce la faccio a pagarla. Io la vorrei pagare, però a 20 euro, 30 euro al mese, io la vorrei pagare, non è che la voglio pagare, sono un disertore, no. No, capite, commentatore, io la voglio pagare, però se mi arrivano 400 euro non la posso pagare. Siamo d'accordissimo. Adesso a me mi sono arrivato l'altro giorno, mi è suonato uno alla porta e mi ha detto che devo pagare l'ICE, devo pagare, non so che devo pagare, e risulta adesso una casa che a me mi è stato scoppiato 15 anni fa. Arriva bella lì a contratto. Torricelle inferiore. Sì. Ma non è cosa. Quando c'è però, stato dai. L'esproprio per il porto, c'è ragione. Ma a me mi hanno spropriato 15 anni fa, che ancora diciamo che il porto normale. Signora Perse, e io lo dico anche a questi giovani qui, il porto non poteva andare in funzione se prima non si pagavano i debiti. Bene. A me mi deve dare oltre 50.000 euro ancora, da 15 anni fa. Io sono Freni Francesco, che facevo residenza a Contra Rivabella, numero 54, che si hanno preso il terreno, le case, il garage, io stavo bene, stavo nel paradiso, adesso sono nell'inferno. Espropriato, giustamente. E ancora mangio le sorde io, sono un avvocato, però mi trasportano da un giorno all'altro. È vero. Poi vorrei dire un'altra cosa, signora Perse. Quando si cammina sulle strade, per esempio andando da Sibro, prendendo l'uscita che fa Cogliano Schiavonero, lì la strada si sta costringendo, si sta facendo più piccolo, perché sono le piante, l'erba che sta andando sulle strade. Non c'è la, cosa. Cioè è vero, la strada diventa vero. In questo modo perché... Non ci può camminare, non c'è disabilità, non c'è niente, signora Presidente. Io voglio dire a queste giovani. Caro Franco, qui, c'hai ragione, tutto quello che stai dicendo è vero. Io voglio dire a queste giovani qui, non è che io la presentazione che fanno le prossime votazioni voterò più a quelle che sono state lì, ma non voterò nemmeno a questi giovani qui, perché non le conosco. Io voglio dire a tutta la popolazione di Schiavonera, di Corigliano e la zona di Corigliano. Votiamo a Versende e vediamo. Ci sarà un'altra speranza. Caro Franco. Grazie signor Franco, buon pomeriggio. Caro grazie, Franco. Grazie. È vero, io dico, vabbè, i ragazzi non sono candidati. Non sono del posto, però ecco, quello che hai detto è vero, che ecco, hanno avuto il coraggio di venire a manifestare, a parlare dei problemi che ci hanno creato. È logico, anzi li dobbiamo veramente ringraziare. Per quanto riguarda il fatto di aprire l'attività a un giovane, e c'ha ragione questo signore, con la burocrazia che ci ritroviamo, un'attività base prima non te la fanno aprire mai, ti fanno morire prima di farti aprire l'attività. Poi i soldi che ci vogliono, ecco, ma dico, ha ragione, certo. Se vogliamo aiutare i giovani,
ad intraprendere una qualsiasi attività. Aiutiamoli! Almeno per un anno, per due anni, per tre anni, non facciamole pagare tasse fin quando, ecco, non, fin quando questi giovani non si avviano, non facciamole pagare niente. Ma dico, scusate, invece no, è tutto il contrario. Subito le vanno addosso per farli chiudere il secondo giorno. Il problema è che i nostri politici ci accusano che siamo noi che non vogliamo lavorare e che vogliamo il posto statale. I politici sono bravissimi. Abbiamo detto, la teoria sono bravissimi. Sono bravissimi, ma se prima a fare lo scarico a barile, che quello se la prende con... Poi un'altra cosa che dico, non pensate mai che quando vedete due politici che litigano, stanno litigando realmente, non esiste. Io ve lo posso dire con cognizione di causa. Sono come i molinari, si dice in dialetto. Quando, no? Quando si scherzano, guarda, ve lo dico, vedere pure io, quando vedevo, cioè, Dio, quello sta litigando con quello, quello. Dopo che hanno finito, a mangiare tutta la sera. Allora che dico... In un consiglio comunale oppure in qualche cosa nella casa si ammazzano, litigano, poi c'è una torta, tutti addosso a quella torta, tutti assieme. E vede come la dividono da spicchia, in maniera quasi scientifica. Per l'amor di Dio, una cosa assurda proprio. Ecco perché dico, ma ci vuole tanto ad aiutare i giovani. Non ci vuole niente. Facciamole avviare. Non facciamole spendere soldi per avere una licenza. Non facciamo vedere che chissà che cosa le stiamo facendo a quel ragazzo. Perché poi, giustamente l'abbiamo detto prima, debbono far vedere, ah ma io ti ho fatto avere la licenza, ah ma io ti ho dato la licenza. Quando quello è rispetto a te. Ma va creata la vera meritocrazia, cioè va premiata la vera meritocrazia. Ma perciò dico, per queste signore, perché debbono trattare i giovani in questo modo? Per quale motivo? Ecco, giustamente, come ha detto pure il dottore prima, l'abbiamo detto, i politici, la politica, un mestiere, se lo tramandano da padre a figlio. Questo purtroppo dobbiamo cancellarlo. Dice che i fondi esistono veramente perché il primo anno è a costo zero, per quando fai l'attività. Dice il primo anno è a costo zero, l'avviamento, anzi ti rimborsano perfino il primo anno di gestione. No, allora sui fondi vabbè c'è molta disinformazione. I fondi ci sono, però devi vedere chi li può prendere i fondi, infatti, caro direttore. Poi una cosa molto importante, per darti c'è da dire che molti fondi purtroppo tornano indietro, che non sono stati spesi, e questa è cosa diversa, perché magari basterebbe un consiglio sempre in maniera propositiva, perché a me non piace attaccare a taluni, l'operato degli altri è agli occhi di tutti. Basta partire dall'ordinaria amministrazione, non parliamo del resto perché non è fruibile, è fruibile solamente a pochi, ma l'ordinaria amministrazione già è un modo di dire imperando oramai quasi in tutta Italia, ma soprattutto nella nostra provincia. O meglio, scansi una fossa, c'è una buca e ne prendi due praticamente, quindi già questa qua la dice lunga. Però per quanto riguarda i fondi, purtroppo questi sono dati reali. Questo signore dice che io ho avuto fondi per 50.000 euro. E l'abbiamo detto prima, però io vorrei sapere questo giovane con 50.000 euro, che io mi auguro che per amor di Dio che le sia andato tutto bene, che per io anzi l'augurio che faccio... Non si riesce a fare niente con 50.000. La media... ma che ci fai? Non ci fai niente proprio. Purtroppo i dati parlano chiaro, la media di disoccupazione in Calabria è del 53%, della fascia da 25 a 34 anni, è del 53,9% contro il 75,4% dell'Italia. Quindi ci sta poco, l'utilizzo dei fondi strutturali, praticamente la regione, quelli diciamo del FES relativo alle infrastrutture, è pari adesso a circa il 9,50%, cioè dello speso. Cioè vuol dire che se non si spendono ulteriori risorse entro il dicembre di questo anno torneranno indietro un sacco di miliardi di euro. È inutile che si possano fare tanti quanti più proclami possibile. Non voglio attaccare nessuno, ma i dati parlano chiaro. Quindi se non sono, certo molto diciamo che è stato fatto, ma molto altro, anzi tanto bisogna fare. Come no, e c'è da rimboccarsi le maniche.
Per esempio, noi popolari, per esempio, proponiamo i centri come centri di aggregazione sociale, questi i centri, i nostri centri di multiservizio, dove qui in zona sorgeranno, pure anzi, vediamo pure se avete da segnalarci chiunque voglia mettersi a disposizione, collegati dove abbiamo i servizi più banali, come possono essere CAF, prima centri di ascolto delle stanze dei cittadini. Poi naturalmente abbiamo i servizi tipo di CAF, ma soprattutto lo sportello che riguarda tipo una sorta di informa giovani, cioè nel senso su tutte le normative appunto della Comunità Europea. Questo è quello che dovrebbe fare la Regione. Altro che tutti quanti questi tecnici che dovrebbero fare i comuni. Infatti, ogni comune, ma non ammettere come al solito il figlio di, l'amico di, l'amico degli amici, che sono tutte quante persone preparate. Non sanno di che cosa si parla, di che cosa si tratta. Ma coinvolgere un po' tutti, chiunque voglia dare il proprio come che vengono messe lì per... Sì. Perché il papà, perché lo zio... Il nipote, eccetera. Non si leggono e non si aggiornano nemmeno sulle leggi. Perché stanno lì, magari va uno a chiedere e non le sanno nemmeno rispondere. Per carità, c'è bisogno anche di loro, però ci vuole, come dico sempre io, l'innovazione nel rispetto alla tradizione. Certo. L'innovazione ci vuole veramente. E per fare questo bisogna fare questo salto di qualità, salto generazionale, di mentalità, ma di tutti, soprattutto di noi giovani e giovani imprenditori. Ma perché qui vige purtroppo la sindrome di donna prassede nel Manzoni, no? Perché purtroppo il disagiato esiste perché bisogna assisterlo, cioè se non si crea, mi spiego meglio, se non si crea lo stato di bisogno, di necessità. A chi, questi signori mediocri, perché devo finire purtroppo in questa maniera, a chi vanno a dare sussidio? Ma io, senti, se la gente sta bene, è formata, quello eccetera, che poi volevo chiedere anche agli altri, ma la vostra difficoltà ad emergere è dovuta a, lasciamo stare i fattori come in questo caso finanziario o meno, ma perché vi sentite soli, non c'è un punto di riferimento? Iniziamo da Tiziano perché non l'ascolto. Sì, sì. Cioè, in fin dei conti, tu che stai vivendo questa situazione di precariato, sì, cioè alla fine ti sarei pure gesta, dice, ma sono io che non valgo niente, oppure tutto il contesto non mi dà una mano? Certo, è facile dire tutto il contesto non mi dà una mano quando uno non vuole in un certo qual modo addossarsi delle responsabilità, ma se questa forza giovanile non è coesa, difficilmente penso si possa approdare a qualcosa. Sì, oggi come oggi forse sarebbe più giusto pensare di crearsi un lavoro e quindi di partire da un'idea e portarla avanti con altri giovani. Questo è un progetto che accomuna più persone della mia generazione. Credo che poi, non che io mi senta sola in una situazione, io mi sento una tra i tanti precari che vivono la mia stessa condizione. Io non parlo solo di una stasi qui in Calabria, che è abbastanza acuta e abbastanza grave. Io ho fatto tanti colloqui anche in una città grande, in Emilia Romagna, eccetera, e comunque ho provato tanti concorsi e sono comunque andate sempre ad esito negativo. Insomma, perché giustamente ci vorrebbe l'aiuto del politico, cosa che io le posso dire per esperienza personale, cosa che non condivido. Ma io le posso dire per esperienza personale che io ho sempre rifiutato gli aiuti delle persone che mi hanno detto vuoi. Io voglio nella mia vita non dover dire grazie a nessuno, ma perfetto, non perché... Così dovete fare. Nel senso, io non sono abituata ad andare a bussare. Se mi si viene offerta una... Preferisco che le persone mi riconoscano nel mio valore, nel mio merito, eccetera. Che poi, sono ripeto, la professionalità si forma. Dare l'addito a questa gente di dirvi io ti ho fatto, io ti ho fatto questo, non dovete darglielo questo. Io credo che nella nostra generazione siano tanti giovani che hanno una mentalità diversa, che hanno questo spirito di innovazione. Io credo in questo perché mi confronto. Perfetto. Quindi la nostra voglia di indignarci è proprio legata a questo, di dire basta e di dire anche agli altri giovani smuovetevi, smuovete proprio gli animi. Svegliamoci le coscienze, svegliamoci tutti. Ma io proprio per questo, io ecco un'altra cosa che cambierei, proprio la riforma elettorale. Io la cambierei, vediamo la telefonata che dopo parliamo. Pronto? Perché è un altro assurdo questo. Pronto? Un altro assurdo. Sì. Prego, buon pomeriggio. Salve. Buon pomeriggio, buonasera. Prego, a tutti velocemente, i componenti prego, della prego. Trasmissione. Un abbraccio, come posso dire,
da padre a questi giovani che sono lì con voi oggi, perché per me fuori peccato, come si dice, certo. Possono essere quattro figli, o i figli della loro stessa età, con i loro stessi problemi, e quindi li capisco. Quello che gli posso dire è, per esperienza, perché posso essere un loro padre, di unirsi, di unirsi, fare collettività, quella che purtroppo in Calabria non esiste, è difficile farla per mille motivi. Quel detto che l'unione fa la forza, però ci vuole la forza per fare l'unione. Certo, giusto. Ci vogliono sacrifici, ci vuole tempo, bisogna aspettare, ci vogliono anni di sacrifici, perché come ho detto, ho fatto la mia esperienza. Io non so se posso inoltrarmi in altri discorsi, dato che parlate, ma giusto per dare un esempio ai giovani, vi posso dire che sono andato a trovarlo qui proprio per dare un senso di esperienza per i giovani. Ho la lettera della dottoressa Barbara Marinali, direttore generale per le infrastrutture stradali, ministero, eccetera, eccetera, via Momentano, Roma. Sono un semplice cittadino, cari giovani, un semplice lavoratore, però mi sono ribellato. Bravo. A certe ingiustizie, fuori da ogni norma e regola. È perché ci hanno tolto la dignità in tutto e per tutto. Perfetto. Ci hanno tolto Bravo. il diritto alla salute, il diritto al lavoro, cose della Costituzione italiana, e avrei tante altre cose da dire. Comunque voglio fare, se mi è concesso, voglio dire agli amici e ai coetanei di Corigliano, specialmente alle donne, che sono quelle che si trovano a casa nel momento che vanno quei signori con i bigliettini, con le foto, numeri di telefono e compagnia bella, poi spariscono le facce di quelle foto, spariscono numeri di telefono, sparisce tutto. È vero. Mi rivolgo alle donne di unirsi, visto e considerato che noi uomini non siamo stati capaci. Vedete voi se potete fare qualcosa. Ok, grazie. I corsanesi, giusto un'ultima cosa, hanno avuto e hanno ancora la possibilità di cambiare, di non guardare più in faccia i politici. Avete una persona che ha lavorato e lavora ancora, e solo quella persona lì forse può cambiare qualcosa. La bacchetta magica non ce l'ha nemmeno lui, il signor Giorgio. Vi abbraccio, vi ringrazio. Grazie. Ma comunque, caro amico, hai detto una cosa bellissima, ecco, lasciamo in mano alle donne, perché dove non siamo arrivati noi, chissà, mi auguro con tutto il cuore che ci arrivino le donne, anche perché, ecco, devo dire, le donne sono più forti. Le donne sono più... Sì. E poi sono di maggioranza pure. Le donne sono in maggioranza. Sappiamo che, c'è il 7% in più delle donne a livello... Comunque, ecco, sono in maggioranza, perciò dico, io onestamente lo dico sempre, io ho fiducia nelle donne, credetemi, perché le donne
tanto è vero che c'è anche un detto, si dice, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. E quindi io onestamente diciamo che ammiro, apprezzo le donne, perché le donne sanno quello che vogliono. E quindi ecco, mi allaccio a quello che ha detto quel signore. Fate voi la strada, fatela voi la strada. C'è una cosa importante, perché c'è difficoltà a riunirsi. Sì, c'è difficoltà. Le sinergie, perché... Io penso che i tempi ormai sono maturi. Io penso che non potete più aspettare. Io mi sono ribellato per voi, credetemi, a me. La politica non deve dare niente. Non chiedo niente alla politica, non voglio niente dalla politica, anzi sono io che do qualche cosa alla politica. Ma mi sono ribellato proprio per i giovani, perché non è possibile che questi signori, che tutto potevano fare, non hanno mai creato quelle condizioni, non hanno creato quelle cose per far restare i giovani a casa loro, nel loro territorio, nel loro paese. Perché ognuno ha dovuto andare fuori, deve andare fuori, per trovare quello che c'è a casa sua. Perciò, noi parlando, quello che stavamo dicendo prima, perché il tempo vedo che tiranno, passa subito. Due ore e mezza passano subito, dottore mio. La riforma elettorale. Ma dico, questa è stata una cosa che se la sono aggiustata a tavolino proprio, a tavolino. Allora io dico, faccio una lista, in quella lista ci sono 10, 15, 20, 30 persone, se all'altra volta erano 30, adesso le liste sono da 24 candidati. Io dico, ci sono 24 candidati, a me piace il dottore, la dottoressa, l'altra dottoressa, e voto a uno di loro, perché voglio essere rappresentato da quella persona che io ho votato. L'ho votata perché? Perché almeno dentro la mia testa penso che quella persona mi ispira più fiducia, ho più fiducia e mi sento più tutelato, certo, rappresentato. E rappresentato, certo, da quella persona. Non è così, caro dottore. Purtroppo non è così. Nella lista ci sono tutti i candidati, prendono i voti tutti i candidati, dov'è che vanno a finire quei voti? Alla persona che dicono loro. Ma scusatemi. Quindi mi vedo rappresentato da una persona che io magari nemmeno la voglio votare, nemmeno l'ho votata. Ecco, questa è quella che dobbiamo anche cambiare. Questa, secondo me, ecco, dobbiamo ribellarci tutti. Perché se io voglio rappresentato dal dottore, per non dire le donne che sono in maggioranza, quindi dico dal dottore, perché una volta che l'ho votato il dottore non deve rappresentarmi, che i partiti, i politici si sono fatti questa legge, che dopo mettono lì chi vogliono, sì, mettono il fratello, mettono la mamma. Ma, ecco. Siamo in dittatura, dottore. Purtroppo devo dirvi che siamo in dittatura. Senza accorgercene, sì, ci hanno messo sotto dittatura in tutti i sensi. Ci fanno fare quello che vogliono una loro. Una dittatura legale. Bravissima. Ci fanno pagare quello che vogliono loro. Ci dicono anche a che ora dobbiamo andare a dormire, un altro poco. Perciò dico, ecco, onestamente queste cose, voi giovani dovete cercare... Però io volevo chiedere allora, perché... ragazzi, vediamo chi, se vogliono emergere politica, ecco, visto che il commentatore parlava politicamente, cioè vi chiudono le porte, non vi danno la possibilità di accedere, cioè se voi decidete... Vabbè, sentiamo Annalisa. No, noi diciamo siamo quasi insieme, siamo fidanzati, ecco, quindi... Sì, sì, io No, ho vissuto, io allora, diciamo venite, le sue esperienze. Lei che vi faccio vedere un posto meraviglioso. Non possiamo fare pubblicità. Vai, Annalisa, vai. Dicevi allora. Con i matrimoni sino a settembre del 2012. Va bene, lo dicevo. Va bene, vi faccio pubblicità. Grazie, pure così. Dicevi, Annalisa. Tanto il direttore me lo permette. Tante esperienze. Ecco. Che comunque mi hanno toccata, io magari le vedo in maniera diversa da lui,
Però vorrei che sia lui. Io voglio capire, cioè, se voi decidete, allora noi potremmo proporvi queste date. Ho avuto qualche esperienza, essendo stato amministratore della mia città all'opposizione, pure assessore in seno alla comunità montana, poi sono in primo eletto alla provincia di Cosenza. Però alla fine non è che ti tallo, cioè chi porta voti è sempre ben accetto dappertutto. E questo credo che il problema è che poi a livello dirigenziale vero, è nel senso, come diceva prima il commentatore, cioè alla fine poi decidono altri. Cioè, quindi il tuo contributo, finché va bene, perché esiste la politica degli yes men, no? Lavorando c'è sempre sì, ma tutto, e poi volete entrare, guarda che secondo me potrebbe andare anche in un'altra maniera. Non puoi cerchi dare il tuo contributo, allora non ti cominciano a chiamare più, o non ti cominciano a far parlare. Bravissimo. Allora sei tagliato fuori di fatto. Di fatto vanno avanti solamente chi piega la testa. Lei invece ha una storia, proprio dice se ne è uscita la politica. Dimmi perché. Non per scelta mia, sono stata messa da parte. Ecco. Mi è successo semplicemente perché non portavo voti. Quindi arrivato a un certo punto, per la compilazione di una lista era più importante il portare voti che il saper fare, avere delle idee. Diciamo che aveva trovato un giusto equilibrio. Ma hanno detto donne, bene, c'hanno ragione. Ecco, purtroppo questa gente, ecco, non fanno emergere i giovani, perché poco, come un giovane, ma perché parliamoci chiaramente, io sì, è vero, posso parlare a livello di esperienza, sì, ma non posso avere le conoscenze che hanno i giovani, perché giustamente va tutto avanti. Ecco, questi per paura. Sì, sì, anche perché volevano rimanere loro sulla cresta dell'onda, non volevano mollare il posto e quindi via, con una scusa o con l'altra hanno fatto fuori. Per paura non fanno emergere i giovani. Quindi volevo capire il meccanismo, perché. Sì. Cioè il meccanismo. Ma non c'è un perché, secondo me è un perché più che altro psicologico o di sistema ingessato. Cioè, per interessi, perché loro avevano degli interessi da portare avanti. C'è forse quindi una classificazione poi dei partiti. Ma no, non è proprio così scientifica, ma è una situazione, diciamo, è una consuetudine diventata prassi, va? Diciamo così. Che oramai sia di tutti i partiti, di tutti gli schieramenti, sia di sinistra, di destra, che di centro. A meno per quanto mi riguarda, che poi alla fine sono 10 anni che vado in giro per l'Italia, anche per l'Europa, ho militato in vari movimenti di cristiana, pure politici, ma alla fine della fiera è sempre la stessa cosa. Fin quando non, come dire, sei da solo, tra virgolette, che siamo solamente un gruppo di giovani, pieni di idee magari, eccetera, però se non sei che ti porta Tizio o Caio alla fine, non arrivi a un certo punto che poi non. Questa è pure scienza politica, cioè dice, arrivato a un certo punto uno non riesce ad emergere, se non ti prendevano dall'alto. Purtroppo è vero, c'è il cosiddetto appoggio, ha ragione lui. Una piramide rovesciata. Sì, sì. L'emergenza dei movimenti, questa è quella, sì. Movimenti liberi, io invito tutti quanti a creare movimenti e a cercare di non fare compromessi, perché io sono sicuro che la forza giovanile, con il loro saper fare, i giovani possono convincere anche le persone di una certa età a cambiare. Perché i politici, sì, è vero, sono tanti, ma il popolo è molto, ma molto. Infatti. E perciò dico, il politico, poi ecco, intanto viene eletto in quanto lo votiamo. E allora dico, cari giovani, cercate di stare alla larga da questa gente, lontani proprio, fate movimenti liberi, senza compromessi. Perché onestamente sono sicuro, ecco, io ho fatto un movimento senza aver nessun partito alle spalle, ho fatto un movimento e grazie alle persone che hanno creduto in me ho avuto il 14% dei consensi, non è poco, 14%, una persona che non ha mai fatto politica in vita sua, per questo io vi invito, vi sprono a fare questo, perché dovete farlo. Mai fatto politica in vita mia. Io sono 5, io non sapevo prima, lo dico perché io non sapevo prima che cosa era la destra, che cosa era la sinistra, non lo sapevo. Per me proprio la politica era tabù.
veniva l'amico, voleva il voto, le davo il voto. Cioè, così perché, però ecco, dico alla larga, perché onestamente oggi, per quello che so, per quello che ho visto in prima persona, per l'esperienza che mi sono fatto con questa gente, credetemi, è la razza più brutta che esista al mondo, lo dico perché è la razza più brutta che esista al mondo. Una cosa impressionante. Io accolgo l'invito e poi, lo ribadisco. La cattiveria! La cattiveria! Dio ce ne stanzi e libera proprio. Come dice la cattiveria di questa gente è inaudita. Come dice un amico, piaceri non te ne fanno, ma dispetti sì. Sì, ma dispetti sì. Piacere, non aspettatevi mai. Qualche dispetto ve lo posso dire, anche se sono quello che fanno a me, per amor di Dio. Sentiamo poi a me. Minacce di tutti i colori proprio. Minacce. Poi. Devo fare, mi scusa, la verità. Quindi siete scomodo. Esatto. Dottoressa, le promesse che sono venute a farmi, gli acquisti che proprio volevano comprarmi come si compra un giocatore, vedi, secondo me, la stessa cosa. Pensavano che io ero in vendita, senza sapere che non sono in vendita. Tant'è vero che io, ecco, la prima volta che mi sono candidato, perché c'è una cattiveria, hanno messo in giro una voce, questi signori, che io mi ero candidato perché c'ho dei terreni. A me piace l'agricoltura, io sono per l'agricoltura. Allora tutti quanti dicono, questo si è messo in politica perché vuol mettersi i terreni nel piano regolatore per poi farli diventare edificati. Sì. No, ho dato la base prima, ecco, glielo ripeto perché glielo ho sempre detto a questi signori, se volevo una cosa del genere, prendevo uno di loro, me lo compravo io, esatto, uno di loro, e le dicevo, ti faccio leggere, fammi questo che mi serve. Sì. Non mettevo la mia faccia, ma le ho dato la dimostrazione a questi signori che in 5 anni io sono andato nella casa comunale a fare consigli, a fare tutto, ma solo per lavoro, ma che sia andato una volta, nella casa comunale ad aprire una porta per un favore personale, è risaputo che non l'ho mai fatto. Allora, siccome che loro hanno visto tutto questo, non sapete le promesse, quante cose mi hanno promesse, volevano comprarmi in tutti i modi. Una volta c'è stato un signore, ha detto, io ti do 2 appartamenti, dice, per amor di Dio, la casa per dove per dire che sono micidiali proprio, sono micidiali. Pronto? Pronto, buongiorno. Scusatemi, prego, signore, prego. Forse vi ho fatto aspettare un attimino, però ecco, no, questo concetto dovevo dirlo perché onestamente i politici cercano di comprarti in tutti i modi. Prego, prego. Buon pomeriggio a tutti. Salve. Io diciamo che l'ho fatto già altre volte che sono intervenuto in questa trasmissione, lo faccio ancora una volta, i complimenti a questa emittente, al direttore e anche al commentatore. Saluto tutti i giovani che sono lì negli studi. E bravo. Io sono rimasto molto contento oggi quando ho acceso la televisione e ho visto che avete presentato questi giovani. Perfetto. Anche mi ha fatto veramente un'immensa gioia. Speriamo una lunga serie perché ecco, debbono partecipare, caro amico, scusami se la interrompo, debbono partecipare tutti i giovani, tutti. Ecco, stavo dicendo perché ho capito che qualcosa sta cambiando anche qui nelle nostre zone. Bravo. Perché purtroppo noi sembra che viviamo in democrazia, però qui viviamo sotto una falsa dittatura, cioè una dittatura nascosta. Ecco. Cioè, la democrazia è quando una persona può fare liberamente un concorso, può fare qualsiasi cosa. Allora quella è democrazia. Oggi purtroppo. Se mio figlio, io ho un figlio laureato, altri 2 che studiano, se mio figlio va a fare un concorso e non conosce il potente di turno, va a sprecare 2 fogli di carta e va a sprecare mezza giornata. Le realtà che abbiamo qua, in fine dei conti. E allora... Bravo. Io l'altro giorno, quando ho ricevuto quella lettera della Gestor, nella casella della posta... che poi è una bolletta che io non dovevo neanche pagare, mi sono sentito umiliato come onesto cittadino. Tu sei quel signore delle 63 euro che dovevi pagare? No, erano 75, ma che non dovevo pagare. Ah, 75.
Quindi figuriamoci tu. Comunque, ritorniamo al discorso dei giovani. Io posso dirvi che in passato sono stato anche in politica, ma quando la sera tornavo a casa mi veniva da rimettere. Bravo. Perché poi mi sono allontanato, sono stato anche candidato, sono stato il secondo degli non eletti del mio partito, ma io vi giuro veramente che a volte tornavo a casa e mi veniva da rimettere. Cioè, come diceva prima Giorgio, cioè, oggi i voti che portano le pedine non servono a niente alla persona che le ha portate, servono agli altri. Perfetto. Ecco, questa è una cosa che bisogna cambiare, i giovani devono fare, loro cioè, entrare non in politica, cioè fare dei movimenti liberi, non fare compromessi con nessuno, e allora solo così noi possiamo debellare questa dittatura, altrimenti... Bravo. Il meridione finirà come la Libia, come tante altre nazioni che sono state sotto dittatura. C'è una rivolta dei paesi. Io vorrei dire altre cose, ma purtroppo so che il tempo è sempre. Abbiamo altro. Grazie, molto gentile. Per cui vi lascio, buona domenica. Grazie, sei stato di una gentilezza unica ed hai detto io cose verissime. Chiedo scusa, allacciarmi a una cosa che ha detto il signore. Vai, il fatto che bisogna avere quell'aggancio. Io mi sono sentita dire, io ho fatto il concorso per un dottorato di ricerca, che sì, ovviamente non ho superato, mi sono sentita dire da un professore che fra l'altro è in politica. Ma dove vai? Ma la raccomandazione ce l'hai? Io fortunatamente mi sento di essere una persona molto grintosa e che crede in se stessa e in quello che fa. Però ovviamente non siamo tutti così, quindi ci sentiamo demoralizzati a volte. Sento molti miei coetanei, dico sì, mi iscrivo all'università, faccio il master, però alla fine non mi serve a niente. E non, io penso che molti non debbano cambiare la mentalità, le idee. La formazione la prima cosa Beh, che la ci formazione vuole, ci vuole a livello generale e così sulla riga dell'Europa, no? Perché in primis dal 1972 all'UNESCO prima, poi nel 1991, e come sapete la strategia di Lisbona, si va sulla doppio binario, così si è passato una formazione lifelong, un lavoro, quindi lifelong, praticamente una vita, un lavoro durante tutta la vita, lifelong learning, no? Certo. Una formazione continua, e ci deve essere sempre questa formazione continua. Purtroppo anche i nostri atenei, diciamo che hanno raggiunto degli standard elevati per alcune cose, però per esempio i master, io sono pure masterizzato da questa università, in intelligence, che è sicuramente un bel master, così come ce ne sono molti, alla fine il ritorno di questi soldi spesi per la cultura, forse conviene andare di più in altre università straniere, perché qui in Calabria questo ritorno di taluni master, o comunque non lo vedo. Cioè non si vede, quindi alla fine dobbiamo sempre vedere il ritorno, perché certo. Sono abituato pure a ragionare in termini economici e in termini commerciali. Un'azienda fa un investimento, e in questo la prima azienda è la famiglia, poi viene il comune, l'ente locale, la regione, lo Stato, ma dobbiamo vedere pure il ritorno di questi soldi, nonostante che si perdono, ma visto che per alcune cose le vogliono far perdere, anzi facciateci con ci sono soldi, perché per incompetenza delle persone che ci mettono, che i soldi ci sono, tanto è vero che si tornano indietro, però non ce li mettono. Ma la stessa cosa. Allora dobbiamo tenere conto di quelli che invece vengono spesi, che vengono spesi bene. Io mi sento di fare un altro accorato appello, poco l'appello del commendatore, che ringrazio nuovamente, così come saluto e ringrazio nuovamente il nostro segretario politico Corrado Tocci. Noi popolari localizzati cercheremo di dare un grosso contributo fattivo in termini di idee e di contributi, perché no? Non si sa mai, domani può darsi pure una discesa in campo diretta, pure partitica, perché dico ai giovani, è una frase che piace ricordare, non possiamo essere spettatori inermi di questo grande film che è la vita, e così come diceva San Giacomo, perché comunque la nostra ispirazione è cristiana, quindi allo strozzismo, questo cattolicesimo liberale che ci piace un po' riformista, definirci, praticamente ognuno deve prendere la propria croce e portarla avanti, quindi dobbiamo prendere con sacrificio, prendere il nostro contributo deve essere fattivo. Quindi dovete fare una cosa, ramificarvi, tutti si raggiungono con dei sacrifici. Ecco, ma quello che abbiamo detto pure all'inizio, qualsiasi cosa che uno fa, lo fa con amore, con passione, riesce sempre. Riesce sempre. Ecco, in qualsiasi cosa si fa uno deve crederci
Sì. Prima lui, per poi esprimerlo e darlo agli altri. Approdarselo, prima, tanto per iniziare, l'auspicio che facciamo di approdare anche in questa realtà di Corigliano. Ma io, movimento. Diciamo, prima, giustamente, prima che ci dimentichiamo, invitiamo anche tutti i ragazzi, le ragazze di Corigliano a partecipare come hanno fatto queste meravigliose ragazze. Non è escluso nostro, perché se abbiamo contattato diversi ragazzi di Corigliano, una realtà che serve perché poi giustamente io se no vedo già sì, dobbiamo chiudere allora, cose le voglio spendere su Corigliano. Prima di tutto, ecco, l'altro la settimana scorsa abbiamo parlato di quella signora che non riceveva la posta. Perfetto. Mi ha chiamato quella signora, ha detto che la postina sta recapitando regolarmente la posta, quindi ringraziamo le poste e la postina che sta portando, perché c'era una signora che non riceveva mai la posta. Poi è intervenuta anche il postino, ma ecco, questa signora ha chiamato, ha detto che... Ma ecco, io devo spendere due parole sul PD. Devo spendere, caro dottore, che... No, perché onestamente... Noi qua abbiamo PD, PD, abbiamo Polis Amica e abbiamo l'UDC. Dieno Ibera, Acrobesignan e Lusca. Il paese. La stessa cosa. Che noi, che bella, la stessa cosa qui. Dieno Ibera. Perciò dico, allora il PD l'ha vinto, l'abbiamo fatto vincere. Credevamo in questa figura femminile, purtroppo che ci ha deluso, la prima donna sindaco a Corigliano, ci ha deluso, che poi ci ha fatto un danno morale, un danno economico che solo Dio lo sa. Ecco, faccio una piccola battuta. Noi abbiamo un lido, abbiamo un litoraneo, Schiavonea, che è grandissimo, come ci sono tanti lidi, non c'è nessuno, i turisti hanno paura, una volta quando uno parlava dice a Locri, oppure avevano paura di andare, adesso quando sentono Corigliano è la stessa cosa, purtroppo, perché sciogliere un consiglio per infiltrazione mafiosa è una cosa vergognosa e deplorevole, i negozi sono vuoti, c'è stata una signora, sai che cosa mi ha detto il direttore? Cioè, guarda, i negozianti non vendono niente più perché la gente ha paura, ai lidi non vanno i turisti perché hanno paura. Cioè, una cosa è rimasta da vendere a questi imprenditori, maschere, cioè, così ci mettiamo una maschera in faccia, okay. Quindi dobbiamo vendere solo maschere dalla vergogna che ci hanno buttato. Allora, ecco, questo è il PDL che abbiamo fatto vincere. L'opposizione era la sinistra, il PD. L'altra opposizione era Polis Amica, invece c'era l'UDC che faceva parte della maggioranza, che è stato quello che ha rovinato tutta la politica corianese. L'UDC è stata deleteria. Polis Amica, un grande onorevole pure, che è stato sempre di destra, litigando col sindaco, se ne va a sinistra. Se ne va a sinistra, vede uno di destra, onorevoli di destra, prende la pensione di destra. Prende la pensione, se ne va a sinistra. A sinistra ha fatto un po' di opposizione, ricamato, è ritornato a destra. E quindi non hanno fatto, perché sono stato l'unico a fare opposizione in questa amministrazione, e sono stato l'unico che quando ho visto che le cose non andavano ho detto andiamocene a casa. Cioè avevamo due assessorati. Ecco, giustamente avevamo due assessori in consiglio comunale, avevamo un assessore alle attività produttive che ha fatto quello che ha fatto, pure questo che abbiamo detto che poi... Vabbè. No, non ci interessa, no, vabbè, è tutto passato. Avevamo un assessore alla pubblica istruzione, quindi due assessorati... Io che facevo il consigliere, quando ho visto le cose che non andavano bene, ho detto subito andiamocene a casa. Quindi ho tolto due assessori dalla maggioranza, dal consiglio.
ho pregato il sindaco, ho detto scusami, cerchiamo di dimetterci noi, perché se ci dimettiamo possiamo andare alle elezioni senza farci commissariare, perché c'erano le elezioni, saremmo stati commissariati 3-4 mesi, però adesso siamo commissariati per 2 anni, per infiltrazione mafiosa. Se lei se ne fosse andata, diciamo che avrebbe anche guadagnato, perché avrebbe dato la dimostrazione, invece no, diciamo che è invogliata dall'UDC, invogliata da questa polis amica, non se ne sono andati. Il PD, quello che doveva fare opposizione, non si è mai visto, mai, proprio assente completamente, assente anche ai consigli. Allora, sciolto, questo è quello che dico a tutti gli amici di Corigliano, perché sciolto il consiglio per infiltrazione mafiosa, tutto ad un tratto escono delle vele, dei manifesti, dottore mio. Corigliano onesta, credo che Corigliano onesta, dice, hanno scritto una prima frase, Corigliano onesta, noi ci siamo, hanno detto che loro ci sono, e scusami, dove siete? E chi vi ha visto? Non li ha visto mai nessuno, visto che hanno fatto l'errore, hanno cancellato subito questa frase, hanno fatto altre vele, dottore, dicendo sempre, Corigliano onesta, l'impegno continua. Tu fa mettere i manifesti. E guarda bene. Fanno ridere, credete. Fanno ridere, ma cose assurde. Dice, noi ci siamo. Non ci sono mai stati. Prendiamo i manifesti. Mai. Non si sono mai visti. L'impegno continua. L'impegno di che? A non farsi vedere. Non va a sembrare. Ecco, questo per chiusura, perché abbiamo fatto pure 2 risate ed io, ecco, ripeto ancora, perché avevo tante cose da dire, ma diremo onestamente il prossimo sabato, ecco, rifaccio l'invito ai giovani di tutto il territorio, non solo di Corigliano, ma principalmente di tutta la Calabria, io vi invito a unirvi, ma a unirvi nel fare una politica sana, una politica seria, una politica onesta, per il benessere di tutti, per il benessere globale, perché quando c'è, io ricordo una frase che diceva Henry Ford, il benessere, Henry Ford è quello che ha messo su 4 ruote quasi il mondo. Per vendere, quando si è messo a fabbricare macchine in America, ha aumentato lo stipendio di 100 lire a tutti i dipendenti per farle comprare una vettura, in modo che così più macchine si vedevano in circolazione, più la gente le comprava. Perciò, ha detto questa frase, il benessere deve essere di tutti, non solo di pochi, o solo dei politici, perché loro c'hanno tutto, anche troppo, bravissima, anche troppo, brava, perché la vergogna, che loro è troppo, bravissima, perciò dico la vergogna, che un consigliere, dottor, correggetemi se sbaglio, un consigliere regionale prende intorno a 12.000 euro al mese senza fare niente. Ma non sono soltanto i 12.000 euro al mese. I privilegi che girano. Per amor di Dio, macchina non ne pagano, telefono non ne pagano, energia elettrica non ne pagano, ristorante non ne pagano, aereo non ne pagano. Non pagano niente. Ma telefono e io pago. Perché si fanno tutto. La cosa brutta, che dopo 36 mesi, 3 anni di candidatura, vanno in pensione prendendo un mare di soldi. E noi poverini, giustamente. Per i regionali pare che sono 5, non una legislatura, invece al Parlamento bastano 3 anni. Pure se sono 5 regionali. Dico, noi che dobbiamo, una vita intera dobbiamo lavorare,
dobbiamo lavorare non 5 anni, non 3 anni, ma 35 anni e andare in pensione con una pensione da morti di fame. Quindi, ripeto, invito tutti i giovani a fare politica, ma politica pulita nell'interesse globale. Ed io vi ringrazio di vero cuore per aver aperto questa porta a tutti i giovani di tutta la Calabria. Grazie, grazie di vero cuore. Quando volete noi ci siamo. Grazie, grazie. Io vi posso dire, perché l'ho detto prima, ci sono. E onestamente, ecco, ho creato questo movimento non per me, lo ripeto. Voi giovani, tutti i giovani, quando siete pronti, in qualsiasi momento, vi potete prendere il movimento, io mi faccio da parte, perché io non devo far politica. Non ho nemmeno il tempo, ripeto, mi sono ribellato proprio per dare il mio contributo al territorio, ai giovani del territorio. E per dare, ecco, fatemelo dire, anche la mia esperienza, perché questo è quello che vorrei fare, dare la mia esperienza e il mio contributo principalmente ai giovani. Perciò dico, unitevi, unitevi e andate avanti, perché il futuro è vostro, l'avvenire è vostro. Quindi sappiatevi prendere tutto quello che questi signori, perché ogni tanto li devo chiamare pure signori, perché questi signori, ecco, devono darvi tutto quello che si sono presi, perché si sono presi tutto. E onestamente, l'abbiamo detto, siamo in una dittatura elegante, ma siamo in dittatura. Grazie. Bene, noi chiudiamo. Grazie questo. A ringraziamo tutti. Buona serata, buona domenica a tutti quanti. Noi ci vediamo sabato prossimo, ringraziamo i tanti amici. Sono rimasto un po' deluso dai contributi dei nostri amici di Corigliano, ma evidentemente non è possibile. E vabbè, dovrei fare un lungo discorso, forse lo farò la settimana prossima, no? Diciamo così, voglio godermi la giornata di oggi. E allora noi invece ringraziamo gli amici, speriamo di dare inizio veramente a un movimento valido. Il discorso è molto difficile da affrontare in due battute, perché parlano popolari, dicono tantissime cose, ma io credo che quello che valga su ogni cosa deve essere lo spirito giovanile, che deve accomunare un po' qualsiasi tipo di idea e perseguire un unico progetto. Poi che uno sia popolare e così sia di lei, credo che abbia una rilevanza molto ma molto secondaria, però a quanto pare molta gente questa non va bene. Noi ci vediamo sabato prossimo. Ma noi siamo aperti a tutti, noi invitiamo. Noi poi l'abbiamo detto già la settimana scorsa, perché la settimana scorsa è venuto l'onorevole Zavettieri. Zavettieri è venuto. Sì, anzi, si è autoinvitato, ha detto voglio partecipare a questa trasmissione, perché ripeto, è una trasmissione che è seguita da tutti, migliaia e migliaia, lo ripeto perché è la verità. Migliaia di persone si incollano a questa trasmissione, ma poi principalmente i politici il sabato e la domenica sono in prima fila, non vanno a fare nessuna cosa se non si guardano. Tutti i politici sono davanti su questo televisore, perché poi la domenica facciamo la replica. La domenica è ancora più seguita, tanto vero che c'è tanta gente che non sa che replica, allora chiama che vorrebbe partecipare. Perciò dico, ringraziamo tutti, anche a chi non ci vuole bene, sono tanti. Ma per amor di Dio, sono tanti quelli che caro direttore, diceva qualcuno, molti nemici, molto no, molto, molto, ma comunque, caro direttore, ecco, no, a me fa questi sorridere. Signori, perché questi, poi voglio sapere a chi votano poi. Quello sì, è... ma questi signori che dicono che non ci vogliono bene, base prima sono sempre quei quattro gatti che trovano il tempo, ma è una cosa molto importante, sai qual è, caro direttore? Che voglio bene io a tutti qua, per me è proprio l'importante, che io anche a questi le voglio bene comunque, per amor di Dio, sempre, e sono sicuro che loro lo sanno che io le voglio bene, ma poi sono loro ora si lamentano e poi votano le stesse persone. Ci vediamo, cari ragazzi, votano le promesse illusorie. Promesse illusorie, perché illudono sempre. Cari ragazzi, per amor di Dio, ripeto ancora, noi la porta l'abbiamo aperta. A me non dovete darmi niente, quindi
fate come meglio credete, ci mancherebbe. Contenti voi, contenti tutti questi quattro ragazzi. Intanto la nostra vita non cambia. Comunque ringrazio a Dio, posso dire con tranquillità che siamo ben voluti dal 99% delle persone. Questo io dovunque vado. Poi una cosa che veramente mi fa onore e mi fa star bene. Dovunque vado, le donne tutte quante che ti salutano, poi una cosa meravigliosa. È una bella cosa. Poi una cosa meravigliosa, sai qual è? Credimi. Tutti i bambini, tutti i ragazzi che incontro, tutti che vengono ad abbracciare, questa è una cosa meravigliosa. Bello, sì. Perché ecco, i ragazzi non sono manipolati, i ragazzi, tutti che vengono ad abbracciarmi, e ne sono contento, fiero ed orgoglioso. E beh, poi sono 3-4 che scrivono, pazienza. Va bene, magari, ci divertiamo anche con loro. Magari posterò il 100%, non ci può essere. Comunque, siamo onesti che ne parliamo. Per amor di Dio. Non ne tralasciamo mai, anche chi non ci vuole caro bene. Caro direttore, dobbiamo parlare. più di queste persone che magari sono scontente, non sappiamo di cosa. Chiedono anche a chi voto io. Non voto qua, quindi non vota, quello che a me dispiace, ma dispiace per loro, non voto qua. È un voto che perdono loro. Non sono, mi chiedono se sono dei popolari, no. Posso dire solamente che sono stato, quando ero ragazzo, ero segretario regionale della Federazione Cattolica Universitaria. Questo ve lo posso dire perché è la verità. Quando ero universitario, quindi sono parecchi anni fa. Io volevo ringraziare pure Maurizio Compagnone, che è segretario organizzativo, che si è dato molto da fare pure per far seguire la trasmissione anche a livello internazionale. Ripeteremo, forse non qua, in un'altra parte, ma la ripeteremo. Ma io dico a questi giovani che magari, venite voi, partecipate, A me non piace la gente. La delusione è questa, forte. A me dispiace. Solamente, però non... Ma dispiace che si nascondono dietro un dito. Il fatto che non ci farà andare mai avanti. In questo modo non andrete mai da nessuna parte. Perché scusami, dico, il contraddittorio è bello per questo. Venite, partecipate, dite la vostra, fatevi vedere, metteteci la faccia come fanno gli altri. Giustamente uno dice, questo è il bello di internet, è vero, avete ragione. Che non è possibile di guardarsi in faccia. Ma questi sono, io li chiamo conigli che si nascondono. Purtroppo, io lo dico perché la verità, invece quando uno ha il coraggio, allora si presenta, dice, sono io. Questo è quello che... Ma questi sono ragazzi. Bene, siamo andati oltre con queste battute. Ci vediamo sabato prossimo. Grazie a tutti, grazie anche a voi. Buona serata e buona domenica. E grazie a voi. Per aver veramente grazie. Grazie.